Consulenza ad alta quota con Giusi, l'offerta finanziaria di Poste Italiane arriva nei borghi della Val d'Aosta. Da 3 anni viaggia tra le vette alpine al confine con la Francia e la Svizzera per mettere a disposizione degli abitanti dei piccoli comuni della Valle d'Aosta i servizi finanziari di Poste Italiane. Giusi è una consulente mobile e fa parte della squadra di 17 specialisti finanziari che ogni giorno aiuta tante famiglie valdostane ad investire al meglio i propri risparmi. Ho 27 anni, abito ad Aosta, sono laureata in finanza e da 3 anni svolgo il ruolo presso la filiale di Aosta. Tutti i miei uffici si collocano in un contesto di provincia, in questi paesini molto piccoli. Il bello del nostro lavoro è sicuramente il rapporto con il cliente, il rapporto di fiducia che si instaura e di complicità. Se ti va di scoprire qual è la giornata media di un consulente mobile, seguimi. Allora, la prima tappa di oggi della mia giornata lavorativa sarà a Aimaville, dove avrò un paio di appuntamenti. Allora Alberto, dopo questi 2 appuntamenti sull'ufficio di Aimaville, ci rechiamo sull'ufficio postale di Morget, ai piedi del Monte Bianco. Adesso siamo qui nell'ufficio postale di Morget, abbiamo riposizionato la nostra postazione di lavoro e abbiamo già il nostro primo cliente che ci aspetta. È molto brava e faccio un bel lavoro, mi aiuta molto. Dopo l'ufficio di Morget ci spostiamo alla SAD e abbiamo l'ultimo appuntamento della giornata. Questa è la mia valigetta del consulente e contiene tutto il kit di sopravvivenza necessario per un consulente mobile. Chiaramente è la mia fedele compagna di avventure. All'interno della valigetta del consulente troviamo il computer, il pad, il POS e ultimo, ma non per importanza, il caricabatterie, se no non andiamo da nessuna parte. Allora, io conosco la signorina da quando, diciamo, lei è stata demandata in questo posto e in questo servizio, quindi diciamo dall'inizio. Mi trovo benissimo perché è molto disponibile. La nostra giornata insieme finisce qui, questo era il nostro ultimo appuntamento, a me aspetta un pomeriggio di agenda e di pianificazione in filiale.